Oscar, finalmente sei migliore in campo, una soddisfazione non da poco che ti ha dato coach. Una gran soddisfazione, anche perché non me la sarei mai aspettata, visto che c'è stata gente che ha giocato più di me questa partita e avrei detto sicuro che non sarei stato io, però quando ha detto il nome è stata un'emozione della Madonna, è stato veramente bello. E adesso vediamo un po', cerchiamo di impegnarci ancora alla grande, tutti insieme con la squadra, io più di tutti cercherò di impegnarmi ancora di più. Si andrà ai playoff. Non vedo l'ora. Per noi salire di categoria è una grossa soddisfazione. Speriamo, cioè. Fai vedere il boccale che ti ha dato Silvio. Man of the match. Per te che bevi poco sarà una cosa che... Sì, giusto, io bevo poco, acqua però. Va bene, grazie. Grazie. Vuoi dire qualcos'altro? No, niente, forza Unni. Ivano, oggi un'altra meta. Sì, con Cesano Boscone oggi ho fatto la seconda meta col pacchetto di mischia, una meta molto importante che era in risposta alla meta che aveva fatto Cesano e si era avvicinato molto nel primo tempo. Una meta molto bella, nata da una touche vicino ai 5 metri e siamo entrati col pacchetto di mischia. Voi avanti vi siete comportati bene, difatti su 5 mete 3 sono state le vostre, oltre alla tua una di Tuozzo e l'altra di Marmorato. Sì, sono state due mete molto importanti e anche molto belle, soprattutto quella di Tuozzo che è andato via sulla fascia e ha spiazzato tutto il loro pacchetto difensivo e ha fatto la meta forse più bella della giornata. Patrick, una mischia ai 5, vinta, è entrato con sostegno e è riuscito a far meta molto bella anche quella. Nel secondo tempo è entrato Marchetti e come seconda e ha dato il suo bel contributo, si è comportato bene in campo, era molto attivo, si è comportato bene, si è schierato bene, è molto importante che anche lui che gioca raramente è stato infatti decretato il migliore in campo ed è molto importante questo. Alessio Padula, hai fatto la 12ª meta in campionato, oggi come hanno giocato i tre quarti? Abbiamo giocato abbastanza bene, provando a giocare a largo, io ho giocato apertura, nuovo ruolo, e siamo riusciti a sfruttare i loro buchi e abbiamo placcato molto bene in difesa. Abbiamo segnato con Barbatelli nel primo tempo e io nel secondo tempo, facendo la quarta meta prendo il bonus. Per il primo posto del girone manca solo la matematica, un bel traguardo visto che siete una squadra fondata da pochi anni. Da quando siamo partiti con questa squadra degli Unni fondata da noi, sia da Dario Lastra fino adesso arrivare alle Pussini, siamo cresciuti molto e finalmente stiamo arrivando alla nostra vera vittoria, andare a fare i playoff e vedremo cosa succederà. Con queste mancano solo due partite, vedremo cosa succederà. Chi è che quest'anno ha inciso veramente tanto? Secondo me Leonardo Cappano, come ala quest'anno è stato proprio ottimo. Sì, lui di fatti 10 mete. Sì, è proprio il mio primo inseguitore dietro di me. Vedremo come andranno le prossime due partite, chi ne segnerà di più. Ma non importa, tanto è la squadra che le segna.